palla 2. Gara, ripetiamo, importante, valida per la quarta giornata del giro d'andata. Il primo possesso offensivo è proprio nelle mani dei padroni di casa con Gaston Whelan. Galluppi subito a Franco Bollarlo nel tentativo di dargli fastidio nella manovra, ancora che gioca fuori dai 6.75, schiacciato per l'arresto, tiro e canestro di Valentini, i primi due post Roma 1960. Eccolo qua Visconti, raddoppiato e poi scippato da Whelan che va via in contropiede. Gaston Whelan appoggia al tabellone i punti numerosi, classe 2000, nativo di Velletri, a prendere posto in campo per cercare un po' di rimediare a una situazione iniziale piuttosto complicata per i ciociari. Rossi in palleggio, trova Visconti marcato da Valentini, molto lontano dal pitturato, zona dove l'ex giocatore di Latina può fare molto male. Va dentro Rossi, cerca Rogne, le trova, arriva quasi una palla persa, in un modo o in un altro in shit riesce a sparare la tripla. Vale Frisari, Giacomi e Whelan, il quintetto della Virtus per questi ultimi 2-17 di un primo quarto iniziato benissimo con il 14-0 iniziale della Virtus. Adesso sta trovando un po' di difficoltà a fare canestro da tre punti, ci pensa lui, va da Banac, quale non riesce a prendere posizione nel pitturato, si va ancora dal capitano con la maglia numero 5, vorrebbe un blocco che non arriva. Frisari dentro in penetrazione, alza la parabola, non va, poi va a cercare di recuperare lui stesso il rimbalzo, non vi riesce. C'è molta confusione in questa azione di ripartenza di Fiorentino, poi Vasilia va dentro, combina un disastro, fallo non fischiato su Giacomi, e allora ci pensa Bobone, Panac con l'inchiodata del nuovo più 10. Si provvede ad asciugare il parquet, tutto è pronto per riprendere il gioco. Valentini per Whelan che si è mosso parecchio fino a questo momento, Casale non riesce a trovare lo spazio per la tripla, allora si va sotto per Valentini, sportellate con Visconti, canestro di Andrea Valentini, fallo di Luca Visconti, viaggio in lunetta, supple Whelan, Frisari e Rocchi. C'è bisogno della vecchia guardia della Virtus, quella di Jojo Focu, quella del polacone alla Kyle Heinz, quella di Friso Frisari, per tirarla su questa partita in questo momento. Galluppi intanto riceve l'end off da Pozzelli, ancora si va da Inciti, è un quintetto molto molto interessante quello di Fiorentino, anche questo basato sullo small ball, così come era stato small ball quello di coach Tonoli. Intanto attenzione la virata di Whelan che segna appoggiandosi, l'inizio shock è lì, uno su due intanto per Rossi, 3-5 a 3-1. Zoffoli dall'altra parte alla Speedy Gonzales, ancora con Whelan, quale vorrebbe prendersi la tripla, si vede la visuale coperta però dalla difesa di Giorgio Galluppi, ancora l'ex giocatore di Sibiu che se la prende questa volta la tripla, la sbaglia, poi rimbalzo, si ostacolano Banac e Focu, palla recuperata da Galluppi già dall'altra parte, ritmi frenetici, tripla presa senza senso, senza ritmo, ma che va a bersaglio, prova a rispondere l'altro argentino, questa volta non va. La conclusione da oltre i 6.75 di Gaston Whelan, le possibilità addirittura 3.20 dall'intervallo lungo di andare avanti per la formazione ospite. Tripla che è puro materiale edile di Marsiglia, questa volta non riesce a pescare il jolly dal mazzo. Già dall'altra parte, frenesia, Zoffoli per Banac, il quale si prende forse la prima tripla della sua carriera e la manda a bersaglio. Bob Banac, non mi fate entrare nel pitturato e io... Le mani del Kyle Heinz di Ostia hanno punito in questa circostanza la formazione ciociara. Galluppi intanto va dentro, ma non sa chi ha davanti. Ha davanti a Seggiore, 40 chi attacca, 36 chi difende. Partita in assoluto equilibrio. Ripetiamo, dopo un inizio promettente, un 14-0 della Virtus. Ma Fiorentino è squadra di qualità, è squadra di livello. Sapevamo che comunque non sarebbe stata una passeggiata per la Virtus. L'end off di Banac, ancora per Rocchi che ha avuto una fiammata in questo momento. Attenzione Focu da tre punti, Joel Focu, solo rete dall'arco. Anni è andato a fare un periodo di formazione anche cestistica negli Stati Uniti, in Florida. Visconti rimesso sul parquet dopo un lungo riposo nel secondo quarto, ancora Rossi ovviamente rimesso nel quintetto che ha dato il fatturato maggiore. Rossi in terzo tempo, palla persa recuperata dalla Virtus, corre Rocchi in transizione, va dentro, segna un gran canestro, tiro da tre punti che non va, rimbalzo di Focu, ancora Whelan dall'altra parte, non può esimersi Zoffoli, il tiro da tre punti importante sbagliato dal numero 12, lui che ne aveva realizzata una nelle prime tre partite di questa stagione da oltre l'arco. Rossi in prestazione con la mancina
per il tiro da tre punti che non va da parte di Francesco Ciampella. Un po' di confusione da una parte e dall'altra. Rocchi ancora che non ci pensa due volte, slalom all'Alberto Tomba del terzo quarto. Ancora Whelan in palleggio, vuole il blocco di Valentini che arriva, si prende la tripla all'Argentina sul secondo ferro, a rimbalzo lottano Zoffoli e Ciampella, palla recuperata dagli uomini di Coach Nulli e penetrazione poi da parte di Galluppi. Visconti che gioca lontano da canestro in punta, l'end-off per Rossi, penetrazione da parte del numero 10 ad armare la mano per la tripla a bersaglio dalla settimana. Pozzelli arriva alla tripla, arriva il meno 3 con Rocchi che prova a sbloccare quel 55, fermo da diversi minuti, non vi riesce. 55-52, Galluppi va dentro, sbaglia l'appoggio, rimbalzo di Focù, ancora Whelan che vuole correre in slalom, l'argentino, la finta va dentro, segna un canestro da Fiumicino. Allora rimessa, due secondi per chiudere il terzo quarto, Casale sotto per Focù che sbaglia, arriva Giacomi in corsa con la moto. Altra cosa preziosa fatta da a iniziare questo quarto da parte della formazione di Tonolli. Whelan ancora vorrebbe il movimento dei compagni che non arriva, arriva Casale invece a dargli una mano. Giulio per Whelan in palleggio, va dentro, appoggia, segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta per un tiro libero supplementare. 66 chi difende, 59 chi attacca, schema corna e palla recuperata ancora Whelan al capolinea per altri due punti. Carismatico di una squadra dove Whelan è il leader e basta. Ancora in City, riceve per Galluppi, bisogna difendere adesso. Marsiglia ancora nell'angolo per Pozzelli, ribaltamento di lato per Incitti che ha il tiro da tre da quella posizione forte. Fiorentino 5-26 da giocare, Whelan per un attimo ci pensa, poi non si prende il tiro, lo fa invece Giulio, importante da tre, e quando è importante Giulio non sbaglia, così 7-2-6-2, ultimi 5 minuti e si alza il coro dei tifosi della Virtus dal pallacentro. Rocchi ancora per Whelan, importante da tre, signore e signori, statua equestre per questo ragazzo arrivato da Cordoba, e l'abbraccio con Giulio Cassimo e va a braccare Galluppi in palleggio facendo perdere tempo alla formazione ospite. Incitti è costretto lui a giocare da play in questa circostanza, vuole il movimento dei compagni che non arriva, ancora Incitti il quale si prende il tiro senza ritmo, sbaglia, rimbalzo sporcato da Valentini e consegnato nelle mani di Zoffoli. Rocchi ci pensa, poi saggiamente chiama Tonolli dalla panchina, l'attacco a difesa schierata e Whelan invece si prende la tripla. Gaston Whelan, 14 Virtus, 7-8 a 6-4, ancora Zoffoli in penetrazione per Giulio da 3, Giulio da 3 sbaglia, rimbalzo Valentini, non riesce a controllare la sfera, la recupera ancora Giulio, Giulio da 3, Giulio da 3, Giulio da 3, Giulio da 3, ancora Virtus 70, da più 17 la Virtus ha sprecato in attacco ed ha subito in difesa. 1-20 da giocare, Zoffoli ancora per Giulio Casale quale si prende ancora la tripla senza ritmo per tutti, Mante poi sbaglia quelle successive, l'abbiamo visto, 84-70. Casale che fino a questo momento ne aveva realizzate due in stagione, altra palla recupera Whelan e sono 32 e per la differenza canestro ovviamente coach Tonolli si va da Casale, 6 secondi, Casale ancora va dentro per Frisari, Friso da 3, Friso da 3, non va sul primo ferro, Valentini sporca l'ennesimo pallone, poi si chiude la partita, la Virtus torna alla vittoria 86-73 contro Fiorentino. Anche per è tutto dalla pallacentro, anche per Alessio e Life Sports Academy, con un saluto e ringraziamento da Alessio e Teresi, l'appuntamento alla prossima partita della Virtus Roma 1960.